Durante l'Impero Romano, molti capi militari hanno condotto guerre con un unico obiettivo: la gloria e il prestigio. Molte di queste conquiste generarono pochi o nessun guadagno reale per l'impero. Tuttavia, i generali vittoriosi tornavano trionfalmente a Roma anche dopo aver lasciato sui campi di battaglia valorosi guerrieri romani che avevano sprecato la loro vita. L'imperatore Ottavio Augusto sosteneva che una guerra poteva essere dichiarata solo se vi erano grandi ricompense in cambio della vittoria. Dopotutto, un conflitto è sempre costoso. Fare la guerra per un premio incerto sarebbe come pescare con un amo d'oro. Con un amo del genere si possono prendere molti pesci, ma il rischio di perderli rende l'impresa insensata. Nessun pesce vale un amo d'oro. Augusto diede inizio alla Pax Romana, un grande periodo caratterizzato da una relativa stabilità dell'impero.